scritto quando ero molto giovane, avevo 12-13-14 anni, avevo il diario, scrivevo male mia mamma perché non mi facevo uscire. E la mamma è un classico, è tutto classico. Allora io scrivevo dal diario, non ce la faccio più con mia madre, e non mi fa questo, non mi dà questo, eccetera. Poi mi sono innamorata, giustamente, la scuola, l'amore, e tu cominci a sentire dentro questa sinfonia di versi, di amore, è lì che proprio esplode, ma è tutto acerbo, è tutto molto acerbo quello che scrivi, però è autentico. Se è scritto con autenticità, è autentico. Magari ci sta pure chi non è per niente romantico, cioè dipende anche dal carattere, c'è chi è romantico, chi magari è più menefreghista, chi è più sensibile, chi è meno sensibile. Io a tutti i miei fidanzati gli scrivevo le poesie, ho litigato con tutti, poi l'ho scritta anche al mio ex marito che mi sono separata, evidentemente adesso basta poesia. Innamorati. Avranno rimpianto la poesia invece. No, non lo so, sì. Questo non lo potrò mai sapere. Però io non mi sono fatta scoraggiare mai da nessuno. Sono sempre andata avanti, poi in quei periodi che non c'era niente per pubblicare. Certo. Non c'erano neanche i social, tra l'altro. C'era niente. Era molto più difficile farsi anche conoscere, no? E raccontarsi con gli altri. Prima Elena diceva 25 anni di poesia edita, sì, perché era il 1998 e io avevo una stanza così di poesie, piena di frischi. Ma di tutte e di più. Allora andai a una cartoleria Minerva e gli dissi: ma senta, lei conosce qualcuno che mi può pubblicare queste poesie? E lui guardò e mi disse: ma perché? Come perché? C'è qualcuno che sta... Guardi che ci sta una casa editrice Tracce. Sì, Tracce, è trovabile Tracce, perché non è che come adesso metti le informazioni, comincia a fare la ricerca Tracce di qua, ma chi era? Nessuno conosceva. Diciamo del mio ambiente, questa casa editrice. E lo pubblicai, poi alla fine ci riuscì perché io quando dico una cosa è quella. E poi rimase lì il libro, 15 giorni a Feltrinelli, non c'era nulla per pubblicare. Quindi diciamo che era anche abbastanza difficile.